Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Ieri mattina una netturbina in servizio a Venezia, nel sestiere di Cannaregio, è stata punta dal lago di una siringa che era stato gettato senza protezione in un sacchetto dei rifiuti. È la seconda volta che accade in pochi giorni, spiega Veritas in una nota ufficiale. Un episodio analogo era successo infatti lunedì scorso a un netturbino di Porto Gruaro mentre era intento a maneggiare un sacchetto di rifiuti durante la raccolta porta a porta. Invece, una decina di giorni fa, sempre a Venezia, un netturbino nel sestiere di Dorso Duro, mentre caricava i sacchetti nel carro, si era ferito a una gamba con un vetro rotto gettato, anch'esso senza protezione, tra i rifiuti. Ancora cronaca. Ieri pomeriggio a San Donà una donna incinta alla guida di un'automobile sulla quale era trasportato anche il figlio di 5 anni è stata speronata da un'auto pirata. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi, ha continuato la sua marcia a folle velocità facendo perdere le proprie tracce. La donna, fortunatamente incolume, ma in forte stato di agitazione, è andata al comando di polizia locale per spiegare l'accaduto. Grazie alle immagini della videosorveglianza presenti in un'area limitrofa a quella del sinistro, gli agenti hanno rintracciato il veicolo. Al vaglio della polizia locale le contestazioni di cui dovrà rispondere l'irresponsabile automobilista. E il presidente della regione del Veneto, Luca Zai, ha espresso il suo cordoglio per la morte della regista Giorgio Ferrara, che nel 2021 era stato nominato direttore artistico dello Stabile del Veneto, da cui si era dimesso nell'aprile scorso. Teatro che, grazie al suo impegno, è stato annoverato nel circuito dei teatri nazionali, raggiungendo risultati eccellenti sia in termini di presenze che di qualità delle rassegne. Nato a Roma e cresciuto a Mosca, fratello maggiore del regista cinematografico Giuliano, Giorgio Ferrara ha diretto film, opere teatrali, lirica, è stato direttore del Festival dei Due Mondi e dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, prima di approdare a Venezia, dove da tempo si era stabilito. Cambiamo argomento. Sui lavori di messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali a Pellestrina sarà attivato un punto d'ascolto per prendere visione del progetto e richiedere specifiche tecniche ai progettisti. Lo sportello sarà operativo presso la sede della Municipalità di Lido Pellestrina in Sestiere Zennari 639 nelle seguenti date: martedì 23 maggio dalle ore 14 alle ore 17:30 e martedì 30 maggio sempre allo stesso orario. Verrà data priorità chi ha prenotato anticipatamente l'appuntamento inviando un'email a viabilita.venezia@comune.venezia.it o chiamando al numero 041 2748 963 dal martedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12. Sempre la stessa mail che vedete in sovraimpressione, sarà possibile entro martedì 30 maggio inviare suggerimenti e oppure proposte relative al progetto. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.